Buongiorno a tutti ragazzi, oggi volevo fare qualcosa per stare in compagnia, un piccolo video per presentarvi alcuni progettini che sto lavorando. Purtroppo io adesso sapete che sono impegnata e i miei progetti mi occupano un po' più di tempo per la pubblicazione. Intanto vi saluto tutti, è un po' che non ci vediamo. Io sono Rita, ho un canale YouTube di tutorial uncinetto di varie difficoltà. Per chi si volesse iscrivere, mi aiuterete a continuare in questa direzione. E ho anche un gruppo Facebook che si chiama sempre L'arte del fatto a mano. Siete tutti invitati, è un bel gruppo, si va d'accordo e insomma, se volete essere anche voi, partecipare, essere presenti nel mio gruppo, vi aspetto. Sotto questo link, sotto questo video dove c'è la parolina altro, cliccando su altro, si aprirà un box informazioni dove troverete tanti link, il link appunto al mio gruppo, il link dei filati che vi farò vedere oggi e anche il link di questa maglia. Adesso ve la faccio vedere. Questo è un progetto di quasi 2 anni fa, un anno e mezzo fa, vedete, si chiama Pool Rosalie e volevo ripresentarvelo perché insomma ha un punto particolare che per chi volesse realizzarlo, vedete, lo può trovare appunto nel box informazioni e sotto, appunto, cliccando su altro troverete il link del Pool Rosalie. Per vedere il tutorial per realizzare questo bellissimo maglioncino. Poi dopo più avanti del video magari me ne metto un altro così vi faccio vedere anche questo qua. Ecco, allora adesso proseguiamo con questo piccolo video solo per stare appunto in compagnia. E volevo presentarvi un filato un po' particolare per questo che ho fatto questo video che sarà protagonista dei tutorial prossimi, non so, forse prima andremo a pubblicare o non lo so, devo vedere cosa finisco prima. Questo è un filato che avevo già fatto un reel, uno short, vedete, è un filato in acrilico, una cosa morbida, molto si trova insomma, su tutti i siti online, anche nelle mercerie, comunque io vi metterò il link di dove l'ho acquistato. È un filato 100% acrilico premium, bellissimo, con le sfumature di questo autunno, perché vedete che presenta i colori comunque, varie sfumature del color magenta, che è uno dei colori di questa stagione. E con questo sto facendo una sciarpa stola, cioè è un punto facilissimo in base a quanti multipli del punto che voi andrete appunto a fare, può diventare una sciarpa o anche una stola. È facilissimo da lavorare, molto morbido ed è anche molto veloce perché lo andremo a lavorare col numero 4. E se mi rimane il filato, faremo anche un cappellino, così per avere sciarpa e cappellino. Quindi nei prossimi video troverete anche questo lavoro, questo tutorial, sempre metterò sempre i link dei filati sotto questo video. Però la cosa che volevo presentarvi per cui ho fatto questo video è un filato molto particolare. Adesso ve lo faccio vedere. Vedete, questo è un bottonato. Non so se si vedranno bene i colori, molto delicato sul grigio azzurro. Nel video sembra più grigio, ma è un grigio azzurro molto delicato. Infatti, il colore si chiama Sereno Variabile. È un filato molto rustico. Perché cosa vuol dire molto rustico? Che non presenta quella morbidezza che ci hanno un po' abituato negli ultimi tempi, quella morbidezza estrema dei filati anche acrilici. È un filato in pura lana vergine con una percentuale di seta, quindi è lana vergine e seta. Al tatto presenta quella sensazione di lana, delle lane di una volta.
Ecco, questo è un filato per chi è amanti, per coloro che sono amanti appunto dei filati che presentano ancora la sensazione un pochettino rustica, io chiamerei proprio rustico come aggettivo, della pura lana o della lana, in questo caso è lana e seta, non ci sono altri, quindi è un filato pregiato dal punto di vista della composizione. E con questo filato che io ho acquistato su Mani in Maglia, non so se si vedrà, poi si vede alla rovescia, quindi comunque è un sito online che si chiama Mani in Maglia, che vedete, potete vedere su internet oppure appunto vi metterò il link, e si chiama Bottonato, Bottoncino, scusate, Bottoncino. Ed è un filato particolare per composizione e appunto per caratteristiche sensoriali. Con questo io sto facendo un pull che chiamerò Country Chic perché il filato è appunto rustico, ma il modellino sarà sia sportivo che elegante in base a con cosa lo indossate e in base al filato che andrete ad utilizzare. Quindi insomma, ecco, questo è il filato che dà la sensazione di lana come una volta. In alternativa a questo filato, per fare quel maglioncino che vedrete, vi posso proporre come similari una lana invece molto molto morbida perché ama proprio il soft estremo, che è Galles. Vedete la lana Galles. Adesso io ve la faccio vedere in tre varianti, una tinta unita, uno sfumato chiaro e uno sfumato con i colori autunnali, comunque sullo scuro. Questa è una lana di Lani di Biella, della filatura Manifattura Roses, che io avevo in casa. Appunto è molto molto morbida e ha le stesse caratteristiche della lana come finezza e come metratura, più o meno siamo lì, ecco. Però questo è un rustico più, diciamo, meno morbido, invece, ma è molto pregiata come la composizione. Questo qui è invece una, vedete, una morbidezza estrema. Vedete? Però qui dovrete acquistarne almeno un etto in più perché per esempio, questo con mezzo chilo penso di farcela, mentre questo ce ne vorranno 6 etti perché ha una metratura un po' più. Questo è 300 metri ogni 100 grammi e questi sono 320. Ecco, vedete l'alternativa. Video breve, ho quasi vi faccio vedere altre tre cose. Allora, questo è il filato meraviglioso che ho utilizzato. Questo è un misto Angora che ho utilizzato per fare il mio ultimo progetto, appunto il pull magenta, che secondo me va assolutamente fatto perché è un pull molto coprente, molto morbido, con uno sprone, un carré molto lavorato e poi presenta dei polsi particolari, alti con una leggerissima ruche alla fine e anche una leggerissima ruche sul bordo in fondo alla maglia. Quindi se volete andare a vedere, mi metterò il link del filato e anche il link appunto del progetto perché questo c'è già insomma sul sito online su YouTube. Ecco. Ok, è molto bella. Ecco, vedete che me ne è rimasto un gomitolo. Vorrei fare il cappellino per fare appunto il completino con il maglione. Spero, non lo so, il tempo è quello che è, vediamo cosa posso fare. Eventualmente, il punto che avete sullo sprone appunto di questo pull magenta lo potete. Facendo un elastico, partendo con un elastico chiuso in tondo, potete fare l'elastico, poi insomma lavorare la parte alta del cappello con il punto di questo pull e poi chiudere in alto, cucire, e mettere un bel pompon eventualmente, se non riesco a farlo. Ecco, ho fatto un cambio di pull, volevo farvi vedere anche questo pull che è stato uno dei miei primi tutorial, ve lo faccio vedere, guardate, anche questo è particolare, coprente ed è molto molto caldo,
ha delle maniche molto particolari. E questo è il pool Aurora Africana che troverete appunto sempre sul mio canale. Metterò anche di questo il link del tutorial dove c'è la parolina altro cliccando su altro. E anche questo vi metterò magari anche il filato che ho utilizzato, sempre il link, è molto carino. Molto, mi piacciono le maniche così. Il motivo è famosissimo perché lo si vede sempre questo punto, questa lavorazione, e così ho indossato anche questo qua. Allora, come ultimo filato, vi voglio far vedere un filato famosissimo che lo trovate un po' dappertutto. È la microfibra Mon Amour di Mistrico Filati, molto morbido. Sto facendo un maglione anche qua, molto bello, con un punto molto scenografico. Poi il bianco lo esalta ancora di più. E, niente, una microfibra anti-pilling, se lo sto pronunciando giusto. Che vi devo dire, pian pianino spero di farvi vedere tante cose perché io lavoro adesso e le idee, i progetti, io vorrei fare tante cose, però poi mi rendo conto che devo accantonare sempre tanto perché non ce la faccio. Avrei anche un bel golfino nelle mie idee, già fatto metà, ma è lì, c'è un altro maglioncino, anche quello lì già fatto, è lì. Vorrei fare uno scialle molto, già il punto in mente, molto particolare, con dell'armisto angora, ma sono tutte idee, poi come vi ho detto alla fine mi accorgo che non le riesco, per il momento non riesco a portarli sul canale. Io vi saluto, grazie per avermi seguito fino alla fine, mi raccomando iscrivetevi perché è l'unico modo che ho per continuare, anche i like, mettete mi piace, fate un commentino, dite cosa ne pensate di questo piccolo video così veloce e tra un progetto e l'altro trovo questi 10 minuti per registrare questi piccoli video, anche per un saluto, un abbraccio. Ciao ragazze, grazie.